Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questa piccola mini guida. Allora, per questo Hercules raro siamo sulla casa sull'albero da Tarzan, nella giungla profonda, e ci sono degli piccoli accorgimenti da fare per riuscire a fare questo Hercules. Allora, come abilità bisogna attivare, avere attivo, avere disattivo aerocolpo, ultimo arcano, incrocio sonico, e avere attivo Laguna Rock. E non avere attive appunto gli altri attacchi speciali. Poi bisogna fare così. Come vedete qua c'è un fungo. Capite che c'è quest'Hertress raro perché non compaiono i soliti Hertress ma compaiono i funghi. Oppure non c'è niente. Perché oppure non c'è niente? Perché questi funghi sono stronzi. Vedete che sono bloccati. Dovete fargli stop. Lui è contento. Vi dà un po' di magia. E se ne va. Voi ora dovete andare in giro per tutta la casa sull'albero e cercarli. Sono molto difficili da trovare. Allora, come vedete, ce n'è uno lì. Possono trovarsi tipo qui dove c'è questo barile, oppure qui, sotto questo pezzo qua, in questo punto, oppure qua sopra, in questo punto dove adesso Sora, oppure qua sopra ancora, aspettate che ci vado. Si può trovare lì, sulla trave, qui, in questo punto, qua. Oppure ancora in un altro punto maledetto, molto maledetto, che è... Allora, devo ricordarmi come ci si va. Qua sopra anche, probabilmente c'è tra l'altro. No, qua sopra, qui, in questo punto qua. Poi lì sulla barca dove è adesso, adesso vado a stoppare. Io odio quando va qua sulla barca perché... Cado, ecco appunto. Paura sempre di cadere. Anche qui sotto può comparire qui, dove adesso Sora, oppure lì, in questo punto, qua. Qui. Ce n'è tanti di punti, poi più maledetti, adesso ve lo faccio vedere, il più maledetto di tutti che non compare, cioè che non lo trovavo mai, che scleravo, ha un piccolo ciocco, si può saltare qua e salire sopra direttamente, anche se non è molto facile, ok. Allora. Qua dietro c'è una scala. Salite su per questa scala che è parecchio lunga. Si arriva in cima alla casa. Ecco, e lui può trovarsi lì sopra, su quella vedetta lì, oppure qua dietro. Eccolo. Ok, ce l'ho fatta. Questo è il più maledetto di tutti. Ma dai! Stupidi Paper e Pippo, levatevi! Ok. Poi ve ne andate volando via tranquillamente da questa parte. Facciamo attenzione a non cadere giù perché ovviamente se cadete e cambia stanza vi perdete, cioè si resettano. Ok, ora li stoppo tutti e tre. Una volta che li avete stoppati tutti e tre, là giù, in fondo, comparirà il fungo gigante, eccolo lì. Cosa dovete fare? Allora, questo fungo praticamente va colpito tante volte. Lo dovete stoppare e cercare di dargli più mazzate possibile, nel minor tempo possibile. Allora, le mazzate che gli danno Paperino e Pippo non contano, quindi non serve che voi gli lanciate contro Paperino e Pippo con triangolo, ma visto che hanno cambiato i comandi su Kingdom Hearts, questo qua, l'HD Remix, e l'Arcanum o Laguna Rock si fa con il triangolo, quando lanciate Laguna Rock, molto spesso viene contemporaneamente lanciato anche o Paperino o Pippo, purtroppo perché è buggato. Cioè, premendo triangolo per Laguna Rock non... cioè, preme contemporaneamente anche per lanciare Paperino e Pippo, quindi è una rottura. Quindi conviene fare così. Cioè, gliele lancerete per forza. Vi date aero, perché aero colpisce, dovete avere almeno aereo ora però. Aero dà anche dei colpi. Vi date aero, poi vi avvicinate a lui, lo loccate, loccate la parte alta, non quella bassa. Gli date stop, vi avvicinate e gli fate Laguna Rock. Poi sparate, gli fate un po' di combo normali. Appena compare di nuovo Laguna Rock, glielo fate di nuovo. Sparate di nuovo e gli fate di nuovo ammazzate. Poi cercate di fare di nuovo Laguna Rock. Boh, ormai lui si è fermato. Dovete aspettare che adesso vi fa vedere quanti colpi gli avete dato. Più colpi gli date, più c'è probabilità che vi droppi l'oggetto, che è Pietra Quiete.
Ora non me lo sta cagando, nonostante io gli abbia detto abbastanza colpi. Si può a 100 c'è il 100% di possibilità, ma non riesco ad arrivare a 100. Però so, ho fatto una bella prova, 73. Non me l'ha cagato, è veramente difficile da fare. Però, come avete visto, si arriva a 70 circa, e ogni volta, ogni 10, quando arriva fa ta-ta-ta-ta, 10, può dropparvi, avete visto che ha cagato varie pozioni e cose simili, può dropparvi la pietra quiete. Poi c'è un altro trucchetto, sempre in questo, per questo Earthless qua. Vi buttate giù, poi entrate qua sopra. Vabbè, mi ricarico anche la magia mentre che ci sono. Tanto c'è un salvataggio qui. Vi buttate giù, andate qui, entrate nella cima dell'albero, passate, andate avanti, andate nell'albero gigante, e poi potete andare direttamente qua e rientrate nella casa sull'albero. In questo modo avete passato più di due stanze e gli altri si resettano e potrebbe ricomparire di nuovo. Vediamo se è ricomparso. No, adesso mi sono comparsi gli Earthless normali. Però potrebbe ricomparire. Comunque, fate attenzione che non è che per forza il primo fungo compare sempre qui, in questo punto dove è comparso a me. Potrebbero anche essere sparsi, lo capite se quando entrate non c'è nessun Earthless completamente. A meno che non avete passato una porta sola e non avete incontri più. Allora può darsi che li avete già uccisi e quindi non ci sono. Però comunque ve ne accorgete perché andando avanti vi compare, vi diventa il menu rosso. Andate in modalità battaglia ma non vedete nessuno. Perché? Perché da qualche parte c'è nascosto il fungo. Bene, penso di avervi detto tutto per quanto riguarda questo fungo qua, che si chiama fungo bianco e droppa pietra quiete. E noi ci risentiamo ad un prossimo video. Ciao!